Mi chiamo Marco, sono un ragazzo di 16 anni di Est. Quando avevo 4 anni, a causa di un'operazione sbagliata, mia madre è andata in coma, si è risvegliata senza memoria e per lo più in parte paralizzata. Successivamente, quando ho avuto 10 anni, in tragiche circostanze, è morto mio padre. Sono avvenuti anche episodi di bullismo e soprattutto di autolesionismo da parte mia, un po' perché mi sentivo inadeguato per ciò che mi sentivo dire, un po' per il mondo che mi circondava, per la mia storia. Sono andato a andare a farmi del male per spegnere il dolore emotivo con il fisico, andandomi a tagliare le braccia, cercando proprio di spegnermi. Quando ero in seconda media avevo iniziato a sentire parlare dell'associazione Mapescino Rosso e di un certo Gian Pietro Ghidini, ma al tempo non avevo una grande idea di cosa fosse. Successivamente però in terza media il caso volle che io e lui ci incontrassimo perché è venuto nella mia scuola e ha raccontato la sua storia. Poi col passare del tempo abbiamo avuto la possibilità di legare di più fino a oggi e adesso io lo chiamo papà, come lui mi chiama figlio. Il 24 novembre 2013 mi trovai sopra un fiume a Gavardo, in provincia di Brescia, e mi avevano appena raccontato che mio figlio Emanuele di 16 anni si era buttato nel fiume vicino a casa dopo aver preso una droga sintetica. Io lì sopra quel fiume avevo due possibilità, quella di buttarmi anch'io o quella di dare un senso più grande alla mia vita. Ho deciso di provare questa seconda strada. Ho cominciato ad andare nelle scuole, negli oratori, nei teatri, e sono andato a raccontare la mia storia, perché vuole essere una storia di speranza, la speranza oltre il dolore. E tra questi incontri ho incontrato anche Marco, un ragazzo straordinario. Io ho perso un figlio e lui ha perso un padre, due dolori che si sono uniti. E ho capito che c'è una magia grande quando noi continuiamo a credere nella vita, ad amare gli altri, ad amare noi stessi, ad amare la vita. Tutto può cambiare, il tuo dolore può diventare davvero un guento per guarire le ferite degli altri. Marco guarisce le mie, io guarisco le sue. Abbiamo avuto questo esempio di questa ragazza olandese, Noa, che si è lasciata morire, colpita da un grande dolore. A me spiace davvero tanto, forse non ha trovato il coraggio di chiedere aiuto, forse non ha trovato la sua strada. Però io dico che la strada non è mai quella di buttarsi via, come ha fatto il mio Emanuele, come ha fatto Noa, di trovare davvero a uscire dalla bolla, chiedere aiuto, che qualcuno c'è che ci può aiutare. Io ho avuto la fortuna di ritrovarmi in mezzo a persone che mi hanno voluto bene, che mi hanno incoraggiato, che quando stavo male, che quando mi facevo del male, mi hanno sempre dato la forza di smettere. Fortunatamente fra queste persone c'è anche Gian Pietro, mi ha sostenuto, mi ha fatto smettere, mi ha sempre dato la possibilità di credere in me stesso e di iniziare a provare a dare una mano, perché questo è quello che sento io, quello di dare alla gente quello che lui ha dato a me. Tutti noi, con piccoli gesti, sappiamo veramente cambiare la vita di una persona.